Ciao a tutti! Allora, come promesso nell'altro video che sto girando di seguito adesso, vi faccio vedere quello che io utilizzo per asciugarmi i capelli, per metterli in piega, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vado in ordine. Dopo aver lavato i capelli e per i prodotti che utilizzo li potete vedere appunto nell'altro video. Se sono in grado, lascio anche nelle schede, ma non l'ho mai fatto, vedremo. Li asciugo con il phon. Allora, questo phon io l'ho comprato su consiglio di Giorgia April, che ancora ringrazio perché questo phon è una bomba, io lo amo follemente. L'avevo preso su Amazon, se ritrovo il link ve lo lascio. Eventualmente basta cercare il modello, magari cerco di lasciarvi il link qua sotto, ecco, così siamo sicuri, tranquilli. Ed è la Roventa e si chiama Infini Pro Volume Pro AC Motor da 2200 watt. È questo qua. Allora, l'unico difetto che ha è un po' pesantino, cioè, questo sì. Però ha un pro enorme, cioè io asciugo i capelli in 3 secondi con questo phon, quindi a onor del vero lo uso poco, cioè non devo stare mezz'ora ad asciugare i capelli. Magari se avete una massa di capelli enorme, ecco quello, però mi piace tantissimo. Non credo di averlo pagato tanto, all'epoca credo di averlo pagato 35 euro circa. Ce l'ho da tanto, perché ce l'ho da più di 2 anni, forse quasi 3 anni. È fantastico, ha un getto fortissimo, ha, vabbè, pulsanti classici, il getto per l'aria fredda, per il getto d'aria fredda, dovrebbe essere agli ioni, vabbè. Comunque, questo mi piace tantissimo e io veramente faccio fatica enorme quando devo asciugarmi i capelli, per esempio a casa del mio fidanzato, che lui ha un phon carino della gamma, ma non ha questa potenza. E quindi io per tanti anni avrei voluto comprare si chiama il Parlux, ma rimando sempre perché hanno dei prezzi un po' eccessivi. Devo dire che per il prezzo che l'ho pagato, questo mi va benissimo. Questo l'ho usato poco, però è fantastico. L'avevo comprato da, credo, da Troni, Euronics, insomma, in questi negozi qua, ed è il diffusore della gamma, ed è questo qua, ed è meraviglioso. Intanto è universale perché ha l'imboccatura qua di gomma, quindi si incastra perfettamente qualsiasi phon. Si chiama Super Diffuser ed è così, vedete com'è. Adesso, vabbè, con questi capelli me ne faccio poco, però è comodo perché fate così, cioè, quindi se avete i capelli lunghi, quando avevo i capelli più lunghi, cosa facevo? Li inserivo dentro e facevo così. Mentre per esempio il diffusore in dotazione con quel phon a me non piace perché è quello che non ha questa rientranza qui, ci sono soltanto le stecche, non so come, che fuoriescono, non mi fa impazzire. Questo è fantastico, è un po' grosso, ingombrante, mi pare di averlo pagato sui 10-11 euro, però è molto valido, assolutamente. Poi vi faccio vedere al volo, ma vi prometto un video in cui vi faccio vedere come la uso. Questa spazzola è sempre della Roventa, sì, Elite, ed è la spazzola rotante. Ripeto, questa mi riservo di farne un video, mi piace tantissimo. La sconsiglio solo, a capelli molto lunghi perché risulta un po' più difficile da usare, però, per tutto il resto io la adoro. Quindi vi fermo qui, vi faccio vedere poi un video a parte in cui ne parlo meglio. Poi, piastra, beh, ce l'ho in questa custodia, in realtà la custodia della gamma, ma la piastra è la miticissima GHD. Io ce l'ho da, abitavo a Catania, quindi parliamo di 5, 6, saranno 7 anni che ce l'ho, tipo. È una 4 styler, se non sbaglio, non mi ricordo, basico proprio, dimensioni piccole, normali. Fantastica piastra, io mi ero trovata comunque benissimo anche con una piastra della gamma. Però io questa qui l'avevo comprata su Look Fantastic a 100 euro, meno di 100 euro, tipo 93, una cosa del genere, originale, registrata e tutto il resto. Fantastica, fantastica piastra. Più di quella cifra non la pagherei perché sinceramente adesso andrei magari su una, se proprio non trovassi una GHD a quel prezzo andrei su un'altra cosa. Anche se so che ci sono i sostenitori assoluti delle GHD, che esiste solo la GHD, se proprio la GHD eccetera, io vi posso dire è fantastica, mi è durata tantissimi anni, ma la gamma che avevo prima mi piaceva uguale. Già non so come dirvi, però comunque il suo lavoro lo fa e dura da tanto. Un altro mio amore incondizionato e che è assolutamente incontrastato da tantissimi anni, la comprai
all'epoca quando fece il video, ma veramente tanti anni fa, la Sindina ne fece appunto questo video, tutti la criticarono, oh, venduta la Imatek, eccetera, eccetera. Io mi andrei a comprare questo ferro. Sto parlando della Multicurl. Io spero si trovi ancora in giro, non ne sono sicurissima perché non la vedo facilmente, ma magari su Amazon si trova. E ripeto, io di tutte queste cose vi lascio il link nell'info box, così magari andate diretta sull'articolo, poi lo potete trovare in altri negozi, quello che vi pare. Questa qui appunto è un ferro che serve per arricciare i capelli. Ah, innanzitutto ha tre temperature regolabili, 170, 190, 210. Io la metto sempre a quella più alta. Adesso diciamo le critiche, ma la metto sempre a quella più alta perché faccio prima e piuttosto faccio un giro veloce. Se le voglio arricciare forte, chiaramente basta tenerla qualche secondo in più, ma non lo faccio mai. Io di solito, tipo la piega che ho adesso l'avevo fatta con lei, però faccio delle cose morbide, quindi non tendo quasi mai a fare delle cose troppo definite. E il motivo principale per cui mi piace è perché riesco a utilizzarla anche dietro senza problemi. Ha questo beccuccio di plastica freddo che non si riscalda, quindi anche dietro io riesco a fare praticamente così, acchiapparla sciocca e girare. Dovevo fare un video anche su questo, beh no, questi li trovate i video su YouTube comunque. Basta praticamente prendere una sciocca, infilarla, girarla così e poi scendere. E io in 3 secondi mi faccio le onde. Mi piace tantissimo. Poi mi lucida da morire i capelli. La piega mi dura tantissimo. Adesso questa ha tanti anni, pure questa, perché aveva un 6-7 anni anche lei. A volte mi ha dato problemi perché non si accende, però comincia ad avere la sua età. Ma sicuramente se dovesse rompersi, ma la ricomprare senza ombra di dubbio proprio. Infine vi faccio vedere 3 accessori, cioè una spazzola e 2 accessori. Una non posso non farvela vedere, ma non, cioè, non è che debba dire qualcosa in particolare, però è una questione affettiva, è la mia fascia per capelli, questa qui. Ragazze, questa risale ai primi anni di università, avrà 15 anni sta fascia. Io la adoro, non la cambierei con nulla al mondo perché è abbastanza lenta da non rovinarmi la piega dei capelli. Mi tiene i capelli indietro senza rovinarmi troppo la piega e qualsiasi fascia possa comprare adesso. Prima dovrebbe allentarsi. Comunque no, ormai è veramente una certezza, quindi chi mi segue da tanto tempo se la ricorderà e quindi non potevo non farvela vedere. Poi al volo vi faccio vedere anche lui, anche se con i capelli corti adesso faccio più fatica, però in realtà riesco a legarli ancora. Sto parlando dell'Invisi Bubble, sono questi elastici qua. Io uso esclusivamente gli originali, ne ho provati un paio di quelli di fake, ma non mi trovo allo stesso modo. Li avevo conosciuti per caso, me l'aveva regalato chi? Non mi ricordo più. Laura? No. Che invece ci si trovava male perché a lei strappava i capelli. Io per me questa è stata la svolta. Non uso altri elastici diversi da questi perché non mi tirano la testa, non mi fa male la testa, non mi lasciano il segno dell'elastico dipende, però in linea di massima io uso esclusivamente questi. Ne ho sempre uno al polso. Questo l'avevo comprato quando avevo i capelli rossi, però vabbè, non lo uso lo stesso, non ha importanza. Infine la spazzola. Io senza questa spazzola letteralmente non posso vivere. L'avevo persa, l'ho già ricomprata, anzi l'ho comprata immediatamente per quei 2 giorni in cui Amazon è impiegato per inviarmela, io ero disperata. Questa spazzola è in assoluto la migliore per me. Sto parlando della Tangle Teaser, la versione Aqua Splash. Sottolineo questa perché anche se mi piace pure la versione classica, compatta, tutto quello che volete, questa per me è imbattibile. Mi piace per l'impugnatura, perché riesco a impugnarla bene. Mi piace perché districa i nodi come nessun'altra spazzola mi fa. E cioè, non so altro dirvi, cioè, è una cosa di plastica apparentemente. Se la trovate su Amazon, io l'ultima volta l'ho pagata a 12 euro. La prima volta mi sa che l'ho pagata sui 20 euro. Però in realtà il prezzo giusto secondo me è 12 euro. C'è da dire che se la perdessi, correrei a ricomprarla a qualsiasi prezzo. Cioè, se anche trovassi il prezzo più basso 20 euro, io la ricomprerei subito. Non ce n'è. L'ho usata con i capelli lunghi, con i capelli corti, corti così comunque, ma di capelli da spazzolare ce ne sono. La uso ovviamente con i capelli bagnati, anche quando ho i capelli asciutti piastrati, però, perché adesso con i capelli mossi non mi vado a spazzolare con questa, cioè non li spazzolo proprio in realtà. Ma con i capelli bagnati, assolutamente la migliore.
No, veramente, io senza di questa proprio non, cioè, viene con me, viene, ah, questa è forata, non capisco, non so il perché, sinceramente. Esteticamente non è bellissima, però me ne frego, a me piace tantissimo, cioè non riesco a spazzolarmi con altre cose. L'altro giorno non ce l'avevo dietro, e avevo, solo perché l'avevo dimenticata a casa del mio fidanzato, avevo, l'ho pettinati con un pettine e anche con la spazzola di Michael Mercier, mi pare che si chiami Michael Mercier. Ragazze, no, cioè non ce la faccio, cioè che vi devo dire, poi soprattutto chi ha bambine. Basta, ho finito, se avete provato qualcosa fatemi sapere. Qua in realtà io sono abbastanza in pace con me stessa, nel senso, non, al momento non sento esigenze particolari di sorta. E prima o poi spero di fare anche il video su Olaplex, solo che devo ancora, ci credete che devo ancora farmi un'idea? Non sono più convinta che funzioni nel lungo periodo. Però ne parleremo più là. Sto continuando a usarlo comunque, ho ripreso, per un periodo non l'ho usato. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Ciao!